Ma noi stiamo cercando di costruire un grande fronte che si opponga a Totti, che consideriamo il maggiordomo di Salvini, è un centrodestra che al di là della comunicazione non ha risultati da vantare, perché tutti gli indicatori sociali ed economici ci dicono che la Liguria passa sostanzialmente dalla recessione alla stagnazione, e nello stesso bilancio di previsione di Totti per i prossimi 3 anni si annuncia ancora stagnazione. Crediamo sia venuta l'ora di voltare pagina. Noi abbiamo lavorato tanto per unire tutto il centro-sinistra, cosa che non capitava dal 2015, e questo è sicuramente un risultato che consideriamo importante. Sicuramente, a prescindere da come andranno le cose, il centro-sinistra si presenterà unito e questo è un passo avanti significativo. Abbiamo chiesto e chiediamo al Movimento 5 Stelle di decidere da che parte stare, cioè se stanno in mezzo vuol dire che intendono dare una mano a Totti, se vengono da questa parte con noi, unendo le forze, io credo che farebbero la scelta giusta. Ancora una volta, oggi hanno deciso di non decidere. Il tempo però è sostanzialmente scaduto, insomma, il nostro vice segretario nazionale ha fatto ancora un appello al Movimento 5 Stelle perché passi la logica di un grande patto civico per voltare pagina in Liguria. Mi auguro che anche questa ulteriore richiesta di appello non cada nel vuoto, se no credo che dobbiamo convocarci come centro-sinistra all'inizio della prossima settimana e assumere decisioni conseguenti e irrevocabili.